ci troviamo in Scozia, bensì in Ispagna. Ed è su una piana molto simile a questa che si svolse nel lontano 16 aprile del 1746 una battaglia cruenta, una battaglia che vide schierarsi da un lato gli ultimi clan delle Highlands e dall'altro l'esercito britannico delle giungle russe. Fu un giorno terribile per la Scozia, giorno in cui è stata decretata la fine dei clan scozzesi. E la battaglia di Culloden. I clan scozzesi, riuniti sotto il principe Carlo Edoardo Stuart, detto anche Bonnie Prince Charlie, si riunirono contro il duca di Cumberland. L'armata scozzese era composta da circa 4.000 uomini contro i 9.000 dell'esercito inglese. Erano poco armati, o comunque le loro tattiche di guerra erano rimaste ferme al Medioevo. Infatti combattevano con delle spade, degli archi, avevano dei moschetti, dei piccoli cannoni, ma niente a che fare in confronto all'enorme forza delle truppe inglesi delle giubbe rosse. La maggior parte dei clan scozzesi, o comunque dell'esercito scozzese, che era composto anche da francesi e da irlandesi, perì sul campo di battaglia. Il principe Carlo, l'erede al trono Stuart, comunque riuscì a fuggire e riuscì, travestito da donna, ad arrivare fino in Francia con una nave. Gli scozzesi diedero un nomignolo al duca di Cumberland, lo chiamarono Billy the Butcher, Billy il macellaio, proprio perché dopo aver sconfitto l'esercito scozzese non solo uccise tutti i sopravvissuti, ma nei mesi successivi fecero un'azione di rastrellamento che chiamarono la pulizia. Andarono di villaggio in villaggio a distruggere e a cancellare quelli che erano i costumi, che erano le usanze delle popolazioni gaeliche. Questo fu l'inizio della cancellazione della cultura, delle usanze delle popolazioni delle Highlands scozzesi. Non si poteva più utilizzare il kilt, non si poteva più parlare il gaelico, non si poteva più suonare la cornamusa scozzese. La maggior parte delle persone, o comunque dei sostenitori dei Giacobiti, fu presa, tolta dalle loro terre e deportata verso le colonie del Nuovo Mondo. Questo non vuole essere un video storico divulgativo, anche perché ce ne sono tantissimi sul web. Vuole essere solo una commemorazione, un ricordo, che va a tutti quegli Highlanders, quelle persone che sono morte non solo sul campo di battaglia di Culloden, ma anche nei secoli successivi, che sono state strappate alla loro terra. E uno dei grandi avvocati, portatori della voce della libertà scozzese, fu Andrew Fletcher, che scrisse: «Sono le ballate più che le leggi